Buongiorno da BTV News. Oggi 18 agosto è Sant'Elena Imperatrice ed è la giornata nazionale dei liquori e degli sciroppi. Amari, digestivi, cordiali, raffinati complimenti ai dessert, ma anche bevande dissetanti che corroborano e confortano. Quella dei liquori e degli sciroppi fatti in casa è una tradizione secolare, se non millenaria, che li annovera fra le preparazioni più tipiche della nostra storia gastronomica. Oltre ad essere uno dei tanti stratagemmi messi in atto per sfruttare i doni della natura. Infatti, queste bevande sono anche una testimonianza di un'antica tradizione di ospitalità, retaggio dei greci e dei romani mantenuto nel tempo, fra credenze di Mogano e centrini di Pizzi. La tecnica distillatoria era già nota ai babilonesi e agli antichi egizi che distillavano il vino e il sidro. Essa fu conosciuta dai greci che la usavano per ricavare acqua dolce dal mare, ma non per gli alcolici. La distillazione era patrimonio dei sacerdoti e di pochi adepti in Egitto durante l'epoca ellenistica romana. E venne trasmessa agli arabi. La diffusione dei distillati in Occidente iniziò intorno al X secolo, grazie alla scuola medica salernitana che riprese le tecniche insegnate dai medici arabi andalusi, estraendo l'acquavite dal vino, dapprima solo per uso medicinale. E dei monaci, da sempre sono ricercatori e grandi conoscitori di erbe officinali e dell'esigenza di conservare nel tempo i principi curativi delle piante e di potenziarne l'efficacia, che nascono liquori e sciroppi.